dal libro dello storico bercetese Pasquinelli Giovanni si può vedere che poco più di 100 anni fa in tutto Berceto c'erano oltre 400 aziende agricole, le cosiddette possioni, che tenevano in ordine tutto il territorio comunale, che è di 131 km quadrati. Solo nel capoluogo, sino alla fine degli anni 50, c'erano oltre 70 stalle. Questo per dire che Berceto era un paese agricolo, non c'erano smottamenti se non la frana storica di Casaselvatica, tutto il territorio era governato e sembrava un giardino. Questo è l'obiettivo che ci poniamo, molto difficile, da ripristinare attraverso l'agricoltura, anche un'agricoltura moderna, e soprattutto la propensione che sta avvenendo in questi ultimi anni, dopo la fuga dei campi, da parte delle giovani generazioni che vogliono tornare alla terra. Abbiamo fatto un incontro qua in municipio molto partecipato con l'onorevole Giuseppe Romanini, che è componente della Commissione Agricoltura del Parlamento, e la consigliera regionale Barbara Lori, che è componente della Commissione Agricoltura della Regione Emilia-Romagna. Ci sono tanti fondi che arrivano dall'Unione Europea, sono fondi difficili da avere perché richiedono progetti, capacità progettuali, ma anche preparazione per una burocrazia che è asfissiante, non solo quella della regione ma quella dell'Unione Europea, e quindi tentiamo come comune e anche come organizzazioni agricole di dare un aiuto per far sì che una parte di queste risorse venga anche nel comune di Berceto. Ci sono dei progetti anche comunali molto validi e molto interessanti che speriamo di riuscire a far finanziare e portare avanti. Ecco, sindaco, sarà facile? Riusciremo a far dirottare qualche fondo su Berceto? In questi momenti non è mai facile nulla, non tanto per la disponibilità finanziaria che dall'Europa esiste, ma per la burocrazia e le modalità di presentazione dei progetti e anche il tipo di progetti. Molte volte sono filoni quasi imposti ai vari comuni, noi avremmo l'esigenza di altre cose che però non sono finanziate, quindi dobbiamo cercare di ottenere i finanziamenti sui filoni che sono presenti e che sono, a dire il vero, anche molto ampi. A noi interessava molto tornare a governare i boschi che sono abbandonati, che sono in situazioni direi anche scandalose dopo i gelicidi che ci sono stati negli anni passati, che hanno rovinato molta parte di tutti i nostri alberi, e quindi ci sono i boschi pieni di legname che andrebbe raccolto, andrebbe utilizzato per fare il cippato, andrebbe utilizzato per trasformare in energia elettrica. Quindi noi stiamo cercando di mettere insieme quello che è un'attività di governo dei boschi con la produzione di energia rinnovabile. D'altra parte siamo anche un comune che è arrivato alla fine dell'adesione del patto dei sindaci, quindi siamo riconosciuti dall'Unione Europea, come siamo riconosciuti anche come uno dei pochi comuni in Europa, 54 comuni in tutta Europa, che sta già lottando, sta cercando di portare avanti dei progetti che possono far fronte ai cambiamenti climatici. Quindi abbiamo tutte le carte in regola per ottenere questi finanziamenti. Dico che c'è molta burocrazia, dico anche che gli incontri come ieri con Romanini e Barbara Lori sono essenziali per dare delle informazioni, come è essenziale la collaborazione con le varie associazioni agricole, come diventa essenziale trovare dei soggetti attuatori, che è sempre difficile nei nostri territori individuare, proprio perché magari hanno dei bisogni diversi e gli diventa difficile inserirsi invece in quelli che sono dei filoni europei. Speriamo di riuscirci, è un lavoro che è iniziato già da anni, questo di sensibilizzare su questi problemi, speriamo di trarre qualche risultato. Ribadisco che sono tempi difficili per la burocrazia, per la lontananza delle istituzioni alla gente, per la lontananza della politica
alla realtà, però cercheremo giustamente di fare tutto il possibile e spero davvero che alla fine di questi 5 anni ci possa essere qualcosa di concreto nel nostro territorio comunale e passare dalla progettazione, direi anche dalle chiacchiere, dai confronti, a qualche cosa di concreto. È l'auspicio dell'incontro che abbiamo avuto ieri con persone che sono qualificate a darci un aiuto in questi settori.